Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video. Come va ragazzi? Come state? Mi auguro ovviamente che stiate bene. Allora, negli ultimi giorni è arrivata una notizia, una sentenza, se così vogliamo definirla, a livello ovviamente sociale, certo, a giuridica si dovrà aspettare un po', però comunque è arrivata una sentenza abbastanza chiara dalle squadre legali coinvolte in questo caso. Si parla di un caso che ha a che fare ovviamente con la Juve, si parla ovviamente di un tribunale che ha fissato un'udienza per un qualcosa di veramente veramente grave e fra pochissimi secondi ovviamente ne parliamo perché è giusto tornare a parlarne. Noi parliamo di tutto, quindi è logico che parliamo anche di questa cosa qua. Quindi sedetevi, accomodatevi perché ci sono parecchie cose da dire e ne parliamo appunto fra pochissimi secondi, visto che ci sono cose nuove, Piano piano, che dovete fare però? Tre cose però, raga, che cosa? Semplice, l'iscrizione, il like e la solita campanellina delle notifiche, mi raccomando, veramente molto importante. Io ve lo ricordo questa cosa perché vi ricordo anche che se voi ovviamente non attivate la solita campanellina delle notifiche non vi arrivano mai i video, ok? Escono contenuti praticamente nuovi tutti i giorni e ovviamente ragazzi, se volete potete ovviamente anche seguirmi all'interno dei social. Allora, prima udienza per la carta Ronaldo fra Juve e Ronaldo si terrà a marzo dell'anno prossimo, quindi a marzo ragazzi noi avremo il primo incontro in tribunale con Cristiano Ronaldo per quanto riguarda ovviamente i soldi che lui chiede a livello economico. La Juve nel mese scorso che cosa ha fatto? Ha fatto ricorso contro il lodo arbitrale. Dobbiamo fare un piccolo riassuntino prima di parlare della situazione. Allora, partiamo da un discorso molto semplice. Io non ho ancora capito, e credo che molti non l'abbiano capito, per quale motivo io dovrei dei soldi a Ronaldo. Ronaldo a un certo punto, circa 3 anni fa, lascia la Juve a fine mercato come un codardo, decidendo di andare in Inghilterra. Noi facciamo del tutto, giustamente, per accontentarlo. Se ne va in Inghilterra e non dice niente. Non ci sono problemi economici, non ha reclamato su nulla, non ha parlato, non ha detto niente. Passa un po' di tempo e Ronaldo dice: tu mi devi 20 milioni. Al che cerchiamo di capire perché noi dobbiamo quei 20 milioni. Ronaldo non ha mai lamentato di non essere stato pagato, non ha mai detto di essere stato pagato, ma lamenta un presunto documento mediante il quale gli sia stato promesso il pagamento di questi 20 milioni di euro. Cerchiamo sto documento, cerchiamo di capire dove sta, perché eccola, e il documento non si trova da nessuna parte. Quindi io, in assenza di una qualcosa che attesti il pagamento, io non ti posso dare 20 milioni di euro. Ronaldo va in tribunale, va in realtà da un collegio, diciamo, legale, più che da un tribunale, che a un certo punto analizza e dice: sì, tutto quello che vuoi, ma io non riesco a trovare i documenti. Non ci sono documenti, io non posso autorizzare il pagamento di 20 milioni di euro. Però posso fare una cosa: non ci ha torto la Juve, non ci hai torto te, facciamo che ci incontriamo a metà. La Juve paga 9 milioni di euro, più di 9 milioni di euro, e la Juve questi soldi li ha pagati. Quindi ci tengo a precisare che Ronaldo ha ricevuto i soldi. Quando la Juve però ha pagato, è riandata in ambito legale. In ambito legale gli hanno detto: ma tu non dovevi pagare. Anche se il collegio ti aveva detto che tu avresti dovuto pagare quei soldi, che è una cifra a metà, perché 9 è qualcosa, quindi a metà della serie, incontriamoci a metà, tu non dovevi pagare. Perché in assenza di un documento, tu quei soldi a Ronaldo non glieli dovevi dare. La Juve che cosa fa? Fa ricorso al lodo arbitrale e dice: aspetta, sì, ho pagato più di 9 milioni di euro a Cristiano Ronaldo, ma io voglio andare in tribunale, perché è chiaro che quei soldi a Ronaldo non spettano. Ora, io non sono molto bravo nel contenermi, nel senso che purtroppo ho un carattere, e le persone che mi conoscono lo sanno da un po' di tempo, un po' imprevedibile su alcuni contesti. Cioè, se devo dire una cosa la devo dire, e quindi anche al costo di sembrare indelicato o maleducato, purtroppo alcune volte dico la verità. L'unico uno dei pochissimi pregi è che dico sempre la verità, sempre e comunque. A me Cristiano Ronaldo sta arrivando sulle palle, vi dico la verità. Allora, partiamo da un presupposto semplice. Io non so da dove lui abbia tirato fuori questo denaro, non continuo a non dirlo, non so perché lui voglia tirare fuori questo denaro, se
ha una ragione, una motivazione, perché se tu dici no, perché io avevo sentito che loro avrebbero potuto pagarmi, perché questo ha detto al collegio, che lui aveva sentito che avrebbe potuto ricevere una somma di denaro pari a tot dalla Juventus. Ok, non siamo, voglio dire, nel mondo dei balocchi, le cose vanno scritte sulle carte, cioè serve un documento per autorizzare un pagamento, non è che se tu hai parlato un giorno con un dirigente della Juve e ti ha detto: sì, non ti preoccupate, diamo 20 milioni. Poi tu puoi dire: ok, mi dovete 20 milioni. L'ha scritto? C'è un documento? Se c'è, di bene. Se non c'è, non ti possiamo dare niente. Tutto qua. A prescindere da tutto, io credo che Cristiano Ronaldo faccia un po' la figura del pezzente. Qua vi dico la verità. Io adoro Cristiano Ronaldo come giocatore. Lo reputo un giocatore fra i più forti della storia del calcio. E per me è stato un grandissimo onore averlo alla Juventus e credo che anche per lui sia stato un onore vestire la maglia della Juve, perché io non devo leccare il sedere a Ronaldo. Noi siamo la Juventus, la Juve è più grande di qualsiasi giocatore. Questo rapporto che tu hai portato avanti per 3 anni finché ti ha fatto comodo e poi hai interrotto nel momento in cui ti si chiedeva una mano, è diventato un rapporto che tu hai rovinato chiedendo dei soldi che non sono legali. Ok, questo denaro che tu stai chiedendo non ha senso. Non ha senso. Ora, per me te puoi pure offendere, a me me frega niente. Ti voglio dire, non ha senso la tua richiesta. La tua richiesta è la richiesta di un bambino viziato. Allora, purtroppo nella vita, a un certo punto della nostra vita, secondo me, bisogna scegliere se essere persone civili o se essere persone che fanno piazzate. Tu stai a fare una piazzata per dei soldi che non sono legali. O mi trovi il documento all'interno del quale io ti devo quei soldi, oppure quei soldi io non te li do. Semplice. Il discorso è di una tranquillità impressionante. Ti devo dare dei soldi perché un mio dirigente potrebbe aver detto una cosa verbalmente? Amo, tu devi avere i documenti. Quindi, chiariamo questo. Mo, ti sei preso sti 9 milioni di euro? Gli avvocati dicono no? Andiamo a vedere chi ha ragione. Se ti spettano e te li diamo, è giusto. Se gli spettano di diritto, io ovviamente dico Ronaldo ha ragione. Tranquillamente può ricevere il suo pagamento. Ma se poi gli avvocati mi dicono no, i soldi non gli spettavano, hai sbagliato. Cioè, io mi faccio due discorsi e dico: ma perché devi fare queste figure? Credi veramente che il rapporto con la Juve valga 9 milioni di euro? Cioè tutto quello che hai vissuto qui, tutto quello che hai vinto qui e tutto quello che hai scoperto qui anche in ambito proprio culturale, eccetera, eccetera. Tutto quello che tu, cioè i 3 anni passati qui valgono 9 milioni di euro? Vale la pena rovinare il rapporto con una squadra che ti ha sempre lodato e ti ha sempre avuto nei tuoi confronti? Insomma, è Ronaldo che ha sbagliato qui, non siamo stati noi. Vale la pena rovinare un rapporto per 9 milioni di euro? Non stiamo parlando di cifre apocalittiche per te. 9 milioni di euro è una cifra altissima per una persona che vive una vita normale, per una persona che vive la tua vita, 9 milioni di euro sono 9 euro praticamente. Ora, chiaro che se ti spettano, nessuno dice niente. Ma come pensi di essere ricordato? La tua grandissima autostima? No, che ti consente di avere questo comportamento del cavolo mediante il quale pensi di essere inarrivabile, irraggiungibile in ogni cosa che fai, anche quando vai in bagno. Come pensi che verrai ricordato nell'unica squadra che non ti ha sfruttato come una macchina per far soldi, ma che ti ha trattato come un essere umano, fondamentalmente? Perché siamo stati anche troppo tolleranti nei tuoi confronti durante i 3 anni che sei stato qui, e questo è il ringraziamento. Mi sembra di essere abbastanza chiaro, no? Io purtroppo, ti ripeto, purtroppo quando devo parlare, non mi interessa se sei Ronaldo o il fattorino che consegna le pizze alla Juventus, non mi interessa, io ti tratto allo stesso modo. Non mi piace il tuo atteggiamento, non mi piace questo discorso, reputo il tuo modo di fare molto arrogante. Se vuoi soldi devi guadagnarteli in tribunale, se ti toccano ti vengono dati, ma questo tuo comportamento è veramente ridicolo. Così come lo sono le voci che ti circondano. Tutto qua. Detto questo, io non ho niente contro Cristiano Ronaldo. È uno dei miei giocatori preferiti. Assolutamente. Ma il suo comportamento è veramente, cioè, per me fa ridere in questo momento. Poi,
ognuno ha la sua opinione, ci mancherebbe altro. Però io credo che sia abbastanza chiara questa cosa. Fatemi sapere un pochino nei commenti che cosa ne pensate voi, quali sono le vostre opinioni.